Bentornati su canale di Axios00, bentornati a un nuovo episodio di Luigi's Mansion 3. Siamo su Nintendo Switch e stavamo andando dal professor Stramic per vedere un po' che cos'è che ci doveva dire il nostro professore. Vediamo un po' che cosa ha preparato per noi, o che cosa ha esattamente. Ah, Luigi, finalmente sei di ritorno, eh? Non dovresti far aspettare gli anziani, sai? Si dà dell'anziano da solo, sono soddisfazioni anche queste. Va benissimo. Io comunque mi sono tenuto occupato. Il laboratorio è quasi completamente operativo. A proposito, Luigi, immagino che tu ormai sappia perfettamente come muoverti nell'hotel. Hai già aspirato un bel po' di cose con il Poltergeist G0M? Avrai le tasche che esplodono a giudicare da tutto il denaro che hai raccolto. Ragazzi, stiamo per scoprire che cosa ci serve il denaro, finalmente. Inveterete tutti, raccogline più che puoi. Ora vedremo un po' se siamo arrivati al punto di raccoglierle e vedere per che cosa lo useremo. Non ti preoccupare, ho la soluzione perfetta per il tuo delicato dilemma danaroso. Dai tutto a me. Tutta te, rilassati, insomma, abbiamo faticato. Rullo i tamburi, per favore. Sono orgoglioso di presentare. Attenzione. Il canale acquisti del professor Stramic. Ora pronto all'uso proprio qui nel laboratorio. Ta-da! Perfetto. Ci troverai degli oggetti molto utili. Sono tutti tuoi, per un prezzo risibile. Per festeggiare la trionfale inaugurazione, in via eccezionale ti offro gratuitamente questo osso d'oro. Forza, Luigi, ti basta selezionarlo per farlo tuo. Poltercucciolo verrà in tuo aiuto quando rimani senza cuori, ma si riprenderà l'osso dopo averli ripristinati. È un gel, per dirla in Link's Awakening, oppure la canzone di Mifa per dirla in Breath of the Wild, è una sorta di quello, no? Un salvavita in pratica. Tutto mi prende. Grazie mille, hai tenuto un osso d'oro. Costa 1000 per chilo. Gli ossi d'oro sono oggetti fantastici che ti permettono di recuperare quando non hai più cuori. Quindi me l'ha regalato, non me l'ha spesi. Me li ha regalati. Quello era quanto hai, quanto ti rimane. Pensavo fosse quanto hai, quanto vuole. Quanto costa il coso. Bene. Ottimo, faresti bene a tenerne sempre qualcuno a portata di mano, ma se ne vuoi altri dovrai comprarli. Ho anche altri oggetti disponibili, quindi dai pure un'occhiata, vecchio mio. C'è un trovabuo per il tuo male. Ah, quasi dimenticavo, c'è un'altra cosa di cui devo parlarti mentre sei qui. Luigi, puoi voltarti un momento? Devo dare una sistemata al Poltergeist G0M. Magari ci abilita qualche altra cosa, magari posso fare fuoco. La butto lì. No, che ha fatto? È fatto. Ho appena aggiunto una nuova funzionalità. Ci ha aggiunto qualcosa, lo so cosa, scopriamolo. Secondo le mie ricerche, vari boo si nascondono in questo hotel. La funzionalità che ho aggiunto ti permette di rintracciarli. Ti spiegherò i dettagli più tardi. Bene, questo è quanto, Luigi. Puoi tornare a esplorare l'hotel? Va bene. Scusate, andiamo un attimo a vedere il canale acquisti, già che ci siamo. Allora, l'osso d'oro già ce l'abbiamo, non mi interessa averne altri. Trova boo in arrivo. Proietta la posizione di un boo sulla mappa. Alla faccia. Ogni cartuccio arriverà alla posizione di un boo diverso. Ah, questo semplifica tanto. Tanto le cose. Proietta la posizione di una gemma sulla mappa. Ogni cartuccio arriverà alla posizione di una gemma diversa. Per facilitare il completamento del gioco, in pratica. A tutti gli effetti. Scusate, noi qui, dov'è che eravamo andati? Nel piano 1 alla fine non eravamo neanche entrati? Mi sembra un po' strano, mi sembrava di esserci andato poi. Mezzanino l'avevamo visto il giusto, questo ok. Io ero per andare verso la sala concerti, onestamente. Piano 4. Andiamo un po', eh? Se le cose funzionano, anche piano 1 non sono sicuro. Comunque, andiamo verso l'ascensore. Che qui momentaneamente non c'è più niente. C'è quella... Che c'è? Ah, ok. E vibrava tutto, il controller. Che è? Sì, ah, lo sticino me lo segna su in alto a sinistra. Ottimo. Ehi, sembra che tu sia già incappato in un buco. Deve essere nelle vicinanze. Lascia che ti spieghi meglio. Dove ho messo quegli appunti? Allora, il corpo di Gommi Luigi è costituito da un materiale che io chiamo goo. Pazzesco, eh? Sono sicuro che non ne hai mai sentito parlare. Comunque, il goo reagisce alla frequenza emessa dai boo.
Quindi, se c'è un bu vicino, il gu vibrerà per indicarne la presenza. Più ti avvicini alla posizione del bu, più intensa sarà la vibrazione. Quando sarai davvero vicino, te ne accorgerai. Ha senso quello che ho detto, Luigi? Per riassumere, una vibrazione intensa significa che c'è un bu vicino. E ora, vai e cattura più bu che puoi. Io inizierò a pensare a come organizzarlo. Ok, qui effettivamente vibracchia. Ha smesso di vibrare, quindi forse è indietro. Non capisco se è lì. Aspettate un po', perché qui mi sembra ancora più forte. Ma lo posso vedere in questo modo, magari, il bu? Qui sembra quasi più debole. Devo cercare di capire più che altro come vederli sti bu, capite? Ma... sta vibrando molto forte in questa zona. Magari è di qua? No, c'è solo il topastro lì dietro che sta smangiucchiando... C'è rimasto un po' male il topastro. Attenzione, è andato a palla. Bellissimo. Magari è qui dentro. Sembra di sì. Oh, sono buio. A quanto pare mi hai trovato. Forse no. Ok, mi sembra la seconda. Forse no. Ti ho visto, sai, bello. Ti avevo visto. Preso. Ok, quindi va prima bloccato. Oh, quante botte gli abbiamo dato, povero disgraziato. Sì, è abbastanza semplice comunque prendere i bu. Il punto è che gli facciamo uno di danno ogni volta che gli sbatacchiamo a terra. Mamma mia, quante botte gli abbiamo dato adesso. È clamorosa sta cosa. Dov'è? Dove sei? No, fermi. Girati. Preso, sai, per l'ultima volta. Vai così. No? Luigi. Perfetto. Grandi così. Per la lingua poi l'abbiamo preso. Bellissimo sta cosa. Ottimo, grandi. Il primo bu. Questo è il primo bu che abbiamo trovato. Grandi in questo modo. Ma quelle di là ce n'era un'altra, perché vibrava anche dalla parte di là. È che non ho ben capito dove poteva essere, onestamente, qui in questa zona. Ah, ma non vibra più adesso. Aha, ok. Ok, ok. Saliamo pure, per le gemme poi ci ritorniamo, non c'è problema. Senti, professor Strambic, hai un piano da dirmi? No, posso andare dove mi pare? Tipo alla sala concerti? Soddisfazione della vita alla sala concerti? Vediamo un po' che c'è. Facciamo una cantatina, ballatina. Magari ci sono già state, io me ne sono già dimenticato, perché conoscendo il sottoscritto è tremendamente probabile tutto ciò. Già lo immagino, perché mi conosco. Mascherina, ti conosco. Allora, bellissima però la nota musicale al posto della freccia. La chiave di violino al posto della freccia. Veramente bellissimo. Non ci siamo stati, perché questa è una presentazione a tutti gli effetti del piano. Dici, Strambic? O almeno, credo sia lui, sì. Ehi, hey Luigi, se ti capita di dover tornare al laboratorio velocemente, ho un'ottima soluzione per te. Ho messo a punto un sistema di trasferimento, devi solo accedere al VB e selezionare il laboratorio. In un attimo ti ritroverai qui da me. Il sistema funziona in entrambe le direzioni. Quando vuoi tornare alle tue avventure, il sistema ti riporta al punto in cui da cui sei arrivato. Tutto qui, ricordati di usare il sistema di trasferimento nelle tue esplorazioni. Ah, ma è molto comodo. Questo sarà SOS Strambic. È il laboratorio, scusate, è questo. Urca. Sbaglio o le gemme sono note musicali in questo piano? Un piatto. Sa, c'è una batteria da qualche parte. Non saprei. Non sono stato io, non c'entro niente. Però ci sono soldi in terra. Bene così, va bene. C'erano soldi in quel quadro, io volevo. È ristrutturazione istantanea. Ditta Luigi. Va bene, d'accordo. La posso suonare?
No, sarebbe stata una figata, peccato. Questo non funziona. Non si può neanche prendere quest'affare, sembra di no. Posso tirare? Gna, lasciamo perdere. Non perdiamo tempo inutile e andiamo un po' in giro. Che cosa ho preso? Ho spaccato roba in giro per il mondo, ma va bene così. Luigi? Questo cestino c'è qualcosa? No, è che ogni tanto rimango un po' sbalordito da quello che sta succedendo, perché cercano di capirlo. Questa è la casa stregata in Mario Kart 8. Attenzione. Fa danno? No, aspetta. Come faccio ad arrivare di là allora? No, no. Ho provato a respingerlo, avete visto. Però non funziona molto bene, onestamente, la cosa. Proverò a tirargli niente, neanche questo. Io non ho la possibilità di saltare. Poltercucciolo, non è che mi daresti una mano, eh? Polterino, sono qui. Ci derbi a lei, polterino. Io ci provo. Abbiamo preso un po' di danno, ma siamo passati. Ok, perfetto. Va bene così. Ok. Guardate dov'è il vigliacco. È dalla parte di là. Avete visto? È là che sbatacchia in terra. Cuore. Che sbatacchia in terra il tappeto. Maledetto che non sei altro. Vieni qui che ti sistemo io. Ok, perfetto. Grandi. Almeno ora possiamo fare con calma, con tranquillità. Esploriamo e facciamo tutto quello che possiamo fare. Io questi quadri provo sempre a cercare di prenderli in qualche modo. Immaginavo che andasse a finire male. Una nota, l'abbiamo trovata. La prima. La prima nota che abbiamo trovato, che poi è anche l'ultima di quelle messe in fila, quindi sono messe a caso. Dannazione. Questo è un problema. Messe a caso nel senso, sono posizionate a caso in fondo, non sono messe in fila da come le trovi. No. Si fa molto prima con il flash a prendere quelle cose. I topastri, quelli dorati, ma anche i pipistrelli, i dorati, eccetera. Si fa molto molto prima con il flash. Sempre usare il flash, conviene. Altrimenti tanto se no si perde tempo e si perde vita più che altro. Quindi non ne vale la pena mai di non usare il flash, credo, eh. Qui perde e potrebbe essere un problema nel caso dovessimo usare Gommi Luigi. Questo si tira via. Palese proprio. E appunto, visto che parlavamo di Gommi Luigi, direi che è il momento di usarlo. Sì, in fila. Fidati che funziona. Forse. Dove va? Ok. È uno di quei luoghi dove ci vengono dati soldi a profusione. Non ho ancora letto, purtroppo non ho potuto ancora leggere i commenti che mi avete lasciato nello scorso episodio, quindi non so. No, aspetta, entra un po' lì. Ci passi qua. Non so come. Se mi avete detto magari come fare a entrare nella ringhiera dell'altra volta. Ancora non ho potuto leggerlo, quindi nel caso vi chiedo scusa. Porta segreta. Ma che figa, bellissimo. No, ok, è una genialata. Cuore, buono, ci voleva. Sparagli un attimo la ventosa, perché ho visto che non si apriva normalmente, quindi ho detto proviamo ad aprirlo in maniera un po' diversa. Forse quello non dovevo prenderlo. Non ancora, se non altro.
Ma devo cercare di colpire una determinata sequenza o sbaglio? Il punto è che farlo con questo coso non è esattamente la precisione estrema. No, no, le banconote! Prese, grandi. Dovrebbe essere, in pratica, una sorta di sequenza mi dovrebbe dare. Forse quelle note servono a qualcosa. Non si sa come, ma ce l'ho fatta. Grandi così. Basta andare verso sinistra con calma. E si risolve tutto. Bene, benissimo. Abbiamo preso il tutto. Sicuramente mi avrete anche scritto come prendere il pesciotto, quell'affare, quello dove c'era il cuoco. Ci scommetto quello che volete che me l'avete scritto. Poi ci ritorneremo più avanti quando vedremo un po' le varie gemme. Io vi ringrazio comunque per quei commenti, perché mi torneranno utili quando tornerò a caccia di gemme e le voglio prendere tutte. Non sono andato a caso, l'ho visto dallo specchio. So se vi siete resi conto del riflesso nello specchio del ragno. È bellissima questa cosa. È come queste monete, vedete? C'erano... Se guardi nello specchio c'erano monete. Che spettacolo. È semplicemente spettacolare una cosa del genere. Cioè, è bellissima. Hanno proprio sfruttato come meccanica quella delle gemme. Ed è una cosa... Delle gemme. Quella dei riflessi. Una cosa veramente bella. Veramente bella. Tipo... Banconote, buttiamole via. Io sbaglierò 180 miliardi di volte tra banconote e monete. Manco ci provo a aprire ormai queste porte. Le disintegro direttamente. Perché c'è uno strumento musicale in un bagno? Non mi segnala bu, per il momento almeno. Quindi non dovrei essermi perso niente in particolare. Per ora. No. Credo di aver fatto una discreta esplorazione qui dentro, forse. Per ora proseguiamo, perché secondo me c'è comunque qualcosa lì. A quello strumento musicale. Nascosto sotto lo strumento musicale. Pianoforte. Che suona da solo. Todd. Il primo personaggio. Stiamo per liberare il primo personaggio. Ma no, ma grandi. Aspettate un po' che qui devo capire. Forse non avrei dovuto. Magari non adesso. C'è una scaletta per arrivare lì sopra. Sì, ok, c'è. Sugli spalti si può andare. Quello lì sembra un oggetto, quello lassù in alto. Cos'è? Il pianista solitario. Guardate la grazia. Parliamone! No, volevo semplicemente provare a... sparargli una sparaflesciata per vedere un po' se funzionava. No! Quindi via! Ale, scappa! Vai, Luigi! Grandi! Ok, cerchiamo di stargli il più lontano possibile. No! Quella sbagliata! Dai, che stiamo andando bene! Siamo ancora vivi! In teoria sembra che basti non fermarsi mai, però la paura è tanta, perché ti pelano ogni volta queste sedie. Siamo quasi a fine ormai, ok? È l'ultimo round delle sedie, poi ce ne sono più.
E vai così. Carissimo. Ma che spettacolo. No, questa è bellissima, veramente. Cioè, guardate voi come hanno creato. No, no, spettacolare. Ok, ballerine. O ballerini, qualunque cosa siano. Date fastidio. Quindi venite qui, cerchiamo un po' di agganciarvi. Vai ora. No, fagli danno. Preso. Preso anche lui. Grandi. Poi, no. Pensavo di averlo agganciato. Vieni. Questa è più complessa del previsto, mi sa. Ok. Mi ha fatto il pelo veramente. Ah, grandi. Vai che dopo tocca a lui. No, torna. Dammi la mascherina. Voglio la tua mascherina. Perfetto. Ok. Che carine però sono queste boss fight. Mi piacciono. Secondo me sono pensate veramente bene. Dovrebbe bastare, esatto. Perché l'ho risucchiato abbastanza da andare sotto a 80. Quindi 4 colpi e poi lo togliamo di mezzo. Facciamo 20 a colpo. Sei un po' arrabbiato? Sei un pelo arrabbiato il tizio. Ma giusto un po'. È diventato un pianoforte. Urca. Ok. Per la macchina infernale. Come... No. No, via, 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 via. Non ho idea di come fare a gestirlo. Tipo da... Ah. Non ho quel cuore, il cuore, il cuore, il cuore. Yes, preso. Come lo gestisco il tipo io, esattamente? Non lo so, io gli rilancio questa. Non mi sembra andata molto bene, onestamente. Come prima volta. Vai! Va ammirato il centro del piano... Diciamo, la parte che si apre del pianoforte, quindi, ok. Ventosa? Luigi. Luigi! Meno male. Mi sembra un Beethoven impazzito. Cosa del genere? Dove sei? No. Detto. Meno male c'è il cuore. Questa è per ora la boss fight che mi ha tolto più vita in assoluto, a quanto pare. Per il momento almeno, eh. Sicuramente ce ne saranno tutti peggio. Vai! Tiriamolo addosso al pianoforte, magari. Magari risolviamo qualcosa, ho detto, non si sa mai. Ah! Si è ripreso il ragazzo. Avrei dovuto risucchiarlo di più, vero? Sarebbe stato decisamente meglio. E mi sembra che abbia una certa potenza adesso. C'è un cuore, l'ho visto ragazzi. È a sinistra. È spuntato dalla sinistra, però non so come... Dov'è? Due addirittura? E come si fa a evitare il colpo? Mi è sembrato che mettendosi nel punto più lontano dell'onda d'urto effettivamente si sopravviva in qualche modo. No, vieni. Se mi ha fregato. Dov'è? No! Dai che lo prendiamo. Col flash ce l'ho fatto. Ora dovrebbe lanciare le bombe in teoria. Yes. No, ce l'avevo. Vai. Non so se ci sono ancora le altre bombe. Forse sì. Forse no, non lo so, ma va bene così. Tanto agganciamo e tiriamo, perfetto. Dovrebbe essere il penultimo. Di solito sono tre le fasi. Noi intanto ci riprendiamo un cuore, che ci serve tantissimo. Potrebbe finire molto, molto male. Allora, cerchiamo di risucchiare abbastanza adesso. Fargli abbastanza danno risucchiandolo il più possibile. Vai! No, il cuore! Il cuore! Ok, me lo sono ritornato a pieno. In teoria col prossimo attacco ce la dovremmo fare, dovrebbe bastare. Dovrei cercare di stargli abbastanza vicino per agganciarlo appena si apre il pianoforte. Mamma mia come rischia. No, no, vai, 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 vicino.
vicino ma non troppo. È sempre un rischio altrimenti. Era più importante quello di qualsiasi altra cosa. No! Vieni! Preso! Preso! Grandi così! Ok. Ora l'ho un po' capita questa boss fight. Ho preso comunque danno, ma la sto capendo. Ed è una figata assurda. Dovrebbe essere l'ultimo colpo questo. E finiamola qui, Luigi. Gli abbiamo rotto il pianoforte. E ora lo aspiriamo per bene, eh. Dobbiamo portarlo almeno a 80 prima di iniziare a aspirarlo come si deve. Quindi vai. Grande in questo modo. Bello, ha fatto l'inchino prima di essere risucchiato completamente. Come a finire la sua esibizione. Fantastico questo. Questo è stato bello davvero. C'è un quadro. C'è un quadro là dietro. Scusa, me le ridai le scale un attimo? Gently? Tanto abbiamo il piano 6. Oh, bravo! Addirittura bravo, grande. Che c'è? Ah, Potter Cucciolo, ciao! Che c'è? Grande, ci hai riaperto le scale! Posso salire lì almeno. Grande Potter Cucciolo, fenomenale lui! È un genio il nostro Potter Cucciolo. E qui c'è Todd, eh? A tutti gli effetti, quindi proviamo a liberarlo. Quanto è fatto bene però, ragazzi. Questi filmati sono bellissimi. Che versetti di tutto. Hai liberato uno dei tuoi amici, Luigi, ci dice il professor Strambic. Credo che sarà più al sicuro nel laboratorio insieme a me. Accompagna il Todd all'ascensore. Ok, volevo fare prima una cosa però, perché io credo che qui ci sia qualcosa. Che dite, forse avrei dovuto riportare prima Todd a casa, eh? Magari forse era meglio. No! Vai! Che siamo già sotto 80. Ed è quanto basta. Ah. Ma è la stanza del pianista. È il camerino del pianista questo. Chissà se ha qualcosa da nascondere magari da qualche parte. No, io non so se me ne sarete resi conto, ma avevo agganciato tutto. Toddino, occhio, per l'amor del cielo. No, guarda, tira la mentosa al quadro, per favore. Ce la fai? Luigi? Luigi? Collaboriamo! No, non lo fa. Va bene. Togliamo questo di mezzo, allora... Todd, sacrificati per la scienza. Un'altra volta, Todd, ancora, sacrificati per la scienza. Dai che ce la facciamo. Perfetto, questo si può agganciare però, dai, pianoforte. No? Suona da solo? Devo riportargli i tasti? Già che c'ero. Monete, ottimo. Secondo me si sblocca qualcosa qui, però non ho idea di come fare. Vedete? Facciamo che momentaneamente... L'ho viste le banconote, ormai le lascio scomparire dietro di me. Facciamo che per ora... Torno indietro e si... Mio! No, no, vieni qua! Maledetto marrano. Comunque...
Confermo che i colpi, almeno per i fantasmi normali, sono 4. Mentre prima, per i Boo, gliene potete fare anche ben di più. No, no! Beh, almeno abbiamo preso un po' di soldi, no? Questa l'ho fatta completamente a caso. Ho detto magari se suoniamo in due funziona. No, vabbè. Lasciamo perdere, non voglio starci troppo. Quindi torniamo all'ascensore e poi nel caso ci ritorneremo più avanti. Non vi preoccupate. Lo dico ma lo farò e ci torneremo più avanti in queste zone. Non vi preoccupate. Ma quella è una stella... Qui non succede niente in teoria. Qui c'era nient'altro sul palco? Mi sembra di no, non ho visto niente di particolare. Stanze dalla mappa non se ne vedono, si può saltare giù. Ottimo. Momentaneamente torniamo via, poi ripeto. Per quanto riguarda le gemme e quant'altro, qui ci torneremo senza problemi. Volevo andare a portare Toddino da Strambic. Cioè, questa è la nostra missione principale in pratica, quindi... Sapete com'è? Era il caso. Voglio utilizzare l'ascensore perché... Ah, vai da solo? Andatevene. Voleva dire quello forse. Cos'è quella? È un gatto spettrale. Cos'è questa? Crudelia Demon. Cos'è questa? Hello? Luigi, hai trovato uno dei tuoi amici. Quindi, quanti te ne mancano? Quanti ne mancano ora? Vediamo, due Todd e la principessa Peach. Ah, e anche tuo fratello. È ancora prigioniero. Insomma, hai ancora un bel po' di lavoro, eh? In bocca al lupo. Sì, prima di salutarci però stavolta volevo scendere per... oddio, abbiamo rimandato Todd così, quindi facciamo che usiamo l'opzione che ci ha dato e vediamo un po' che succede tornando al laboratorio. Cos'è? Ah, ci smaterializziamo dentro a questa specie di marchingegno e andiamo direttamente da qui. Ma che spettacolare. Sì, parliamo con Strambic. Ah, che cosa mi sono cacciato? Proprio quando pensavo di trascorrere una bella vacanza rilassante in un hotel di lusso. Capita questo. Immagino che anche la maestosità del luogo fosse solo un trucco per attirarci qui, eh? Il vero aspetto dell'hotel è raccapricciante. Vuoi parlare con me? Oppure vuoi consultare il diario? Parla. Allora anche tu sei stato inviato qui, Luigi. Invitato. Con una simpatica lettera che descriveva questo posto come un paradiso a cui non potevi rinunciare. Parlava anche di una gran quantità di fantasmi su cui avrei potuto mettere le mani. Non ho potuto non venire. Non ho potuto non venire. Non sono potuto non venire. Sono dovuto venire per forza. Forse era migliore come traduzione. Vabbè, comunque. Ma non era altro che un trucco per attirarmi qui. Vuoi parlare con me? Oppure vuoi consultare il diario? No. Già che ci siamo, scopriamo questa cosa. Pensavo avesse altro da dirmi. Abbiamo fatto praticamente tutto. Mi manca solo di inserire il pulsante che abbiamo nell'ascensore. Ma questo direi che lo faremo nel prossimo episodio. Al momento non ci interessa. Io vi ricordo, se vi va, di condividere questi video sui vostri social, di lasciare un bel like al video se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima.